Bella raga, qua Nex, oggi siamo tornati su Clash Royale, dove sono qua con un nuovo episodio del Draft Royale Random. Anche oggi andremo a farci una bella draftata sul nostro tecnologicissimo, avanticissimo, insomma, cazzo di generatore del lotto. Sì, ma se poi lotto prendo le botte. E quindi anche oggi ci faremo generare 8 carte con le quali andremo a comporre il nostro deck. Ovviamente se dovesse capitare una carta che io non possiedo, non farei altro che scegliere la carta precedente. Tipo, se non ho la 58 prendo la 57 e così via. Inutile dire, ragazzi, io lo tralascio, ma lo sapete. Dopodiché con quel deck creato ci andremo a spaccare a merda. Ci andiamo a distruggere dentro un torneo, ci andiamo a veniamo fuori con le ossa fiaccate. Perché ci tengo a precisare che quando mi genera il deck, almeno questo generatore del lotto, raga, è come farsi il clistere con la benzina. Prima di partire a palla, cioè non rotolando, vi chiedo solo di lasciarmi un mi piace. Proviamo ad arrivare a 5.000 per questo episodio. E comunque consigliatemi qua sotto nei commenti magari un altro modo alternativo per scegliere le carte da utilizzare per un prossimo draft royale, che ovviamente apparirà in un video. Ma ragazzi, eccoci sul nostro tecnologicissimo, insomma all'avanguardia, avanzatissimo generatore universale di numeri, nonché generatore di numeri del lotto. Andiamo subito a generarci le pazze carte che dovremo utilizzare per i prossimi, o meglio, i successivi due terrificanti attacchi. Di solito l'unico attacco che mi viene quando premo generare i numeri è l'attacco cardiaco o l'attacco di colera. E lo credo bene. Prontissimi, genera! Dunque abbiamo il 2, il 4, il 10, il 16, il 23, il 26, il 43 e il 44. L'unica cosa contenta di queste carte che mi ha tirato fuori, anche se non so ne ancora cos'è, l'unica cosa di cui sono contento appunto è il fatto di sapere ancora contare. Ma ragazzi, carica molla, andiamo subitissimamente a prepararci il deck. Madò, vi faccio un qualcosa, ve lo porto su un piatto d'argento, giusto 2 secondi, guarda. Vi metto lo schermo nero 2 secondi con scritto una stronzata. Ragazzi, è più indigesto di un kebab di foca questo. Abbiamo trovato l'elite della merda, lo schifo. Ci abbiamo addirittura questa volta, ragazzi, non l'ho mai usato, l'uomo patatina. Abbiamo l'uomo patatina nel deck quest'oggi. Abbiamo anche il nostro cavaliere. Dunque, c'è capitato il rospo con gli occhiali, ovvero il nostro bombarolo. Se ci fate caso, questo sembra Scratch dell'era glaciale dopo la dieta. Successivamente abbiamo il draghetto, ragazzi, seguito da lei, Lady Polenta, la nostra donna polenta, la polentaia, la valchiria. Numero 23 appunto, troviamo lui, il nostro tank da battaglia che andrà a kamikazzarsi contro la torre, seguito dai barbascabbi. Abbiamo anche i barbascabbi, che meno male che abbiamo una truppa da difesa. Successivamente ci troviamo con lo specchio, che è il nostro vassoio. E alla fine, per carità, visto che ce l'abbiamo, anche il nonno di Heidi, insomma il vecchio dell'Alpe, Mago Merlino, insomma lo stregone di ghiaccio. Costo medio 3.7, ragazzi, è un deck di merda. Se questo ci attacca con truppe aeree, lo prendiamo, che è un lavoro brutto. Nel senso, il trave dietro, con anche le schegge. L'unica reazione che ho avuto quando ho finito di compilare questo deck è stata la reazione allergica. Ma non ci interessa un cazzo, ragazzi, non ce ne frega niente, perché noi siamo carichi e dobbiamo partire subitissimamente a fare il culo a qualcuno dentro il torneo, perché sarà un deck. Siamo carichi, più carichi, più carichi, più carichi, perché il torneo è stato da lui, DJ Woods. Ragazzi, oggi siamo dentro al torneo postato dal clan degli Oompa Loompa. Ma protetti dal numero 5, il noto Shadmer, io direi di andare subitissimamente a partire col primo attacco. Ragazzi, carichi, intanto che qualcuno cerca già la sfida, approfittiamone. The first sfidante for this sfida, ovvero quello che ci aprirà con questo deck di merda, in questione sarà Ebi dei devo ancora imparare la lingua, comunque va bene. Allora ragazzi, partiamo subito con lo specchio, con zio secco, col draghetto e con il nostro Scratch secco, solito rospo. E attenzione, parte giù con la principessa, ragazzi, attenzione, parte con sta spiedinaia. Mandiamo giù il draghetto subito, tanto che arriva il pecca. Mandiamo giù zio secco, attenzione che arriva lo zio, vai, è bello zio, oh. Bella lì, frate, vai giù, ecco. Non siamo in mensa, te fa il brodo, mannaggia te, dai draghetto, dagli la mano. E avanti zio, dove vai zio secco? Sì, zio secco ci ha lasciato, ma ha fatto comunque del danno all'erce. Noi mandiamo giù subito i barbascabbia. Avanti con le troie, guarda, ti offro le donne di casa con i baffi. Mandiamo giù anche lui, mandiamo giù anche il nostro rospo, che andrà a terminare il brodo. No, il brodo, ecco, cosa dicevi io prima? Se ci attacca con truppa aeree, questo ci dilata l'ano, in questione ce l'ha dilatato. Vabbè, comunque mandiamo giù lo stregone, che andrà a bloccarci almeno queste rape. Blocca le Merlino, su, fai qualcosa, ecco. No, raga, c'è la cipolla, ecco perché manda giù il brodo, sta a far soffritto questo. No dai, ma guardate raga quando mi termina Merlino. Dai, ma sei uno stro, ecco. E raga, ho orbitata la dentiera, oh.
Avanti con lo zio, fatelo fuori che vi darò la sorpresa. Attenzione che zio secco ce la fa. E dai, fallo fuori, draghetto, datti una mossa. Carta inutile, fallo fuori, bravo ragazzo, intanto che la principessa rompe solamente le palle. Ma andiamo giù, zio secco, ragazzi, attenzione con zio secco che avanza lentamente. Guardate lo zio secco, perché si sa che zio secco quando si incazza lo esce. E avanti, avanti il bombarolo, avanti con zio, giù con Merlino, dai, giù con Merlino. Fermati, ciao, perfetto, anche l'Erce, attenzione anche l'Erce. Giù con la donna polenta prima che comincia a rompere le palle con un mini peg o roba del genere. E invece no, non lo butta giù il mini peg, quindi abbiamo sclerato giù con i barbari. Attenzione che arriva lui con la cipolla, arriva a fare del soffritto, attenzione, madonna mia, madonna. Senti ma che botte, senti che scoppio, porca troia. E attenzione che il pecca ci molesta Merlino, lascia sta Merlino, ragazzi, giù con zio secco. E attenzione, andiamo giù con l'uomo patatina, almeno lo usa, guarda, ti mando giù solo per prendere una schioppettata, bravo, lì, perfetto. E avanti zio, esci dalla cipolla, e giù di nuovo con il cavaliere, perché tanto che l'Erch, come al solito, raschia che è un brutto lavoro. Se torni a nascere, nasci calcare, giù col barba scabbia che è andato a far fuori, tanto che il dado Stargallo non digeriscono manco il brodo, qualcosa di allucinante. Andate ad attaccare la torre, fate qualcosa, ragazzi, almeno riusciamo a resistere un attimo. Giù di nuovo con zio secco. Cioè, perché questa non è la partita, questa è how to non rimanere incinta. Attenzione, ragazzi, dobbiamo combattere. Combattiamo la riproduzione forzata addosso. E avanti con zio secco. E sì, ciao. Cioè, l'Erch l'ha uscito davanti a tutti. Sei un porco, sei un porco. Io, ragazzi, non lo so, questa più che una partita sembrava tipo preservativo simulator. Cerca di evitare di farti sverginare la torre. Noi col deck delle merende, della povera disgraziata, no, che in strada chiede 5 euro solo se gli compri due pomodori. Al massimo potevamo puntare un pareggio. Comunque siamo riusciti a farci abbattere unicamente una corona, nonostante avessi sia l'Erch che la cipolla, ovvero la scintilla. La principessa addirittura quella fornace odiosa, che è un qualcosa di veramente allucinante. Se livellata fa paura. Ma comunque non perdiamo la carica e partiamo subitissimamente con un prossimo attacco. Andiamo a vedere chi sarà il secondo, sperando di essere più fortunati. Magari, cioè, se riusciamo a vincerla, caccio un verso che mi dicono: "Wey, sono uscite le oche dal pollaio." But ladies and gentlemen, il prossimo avversario di questi... Oh ragazzi, siamo anche saliti di due posizioni avendo perso. A questo punto le perdo tutte, così arrivo primo. But the prossimo avversario of the question is Sam of the Egypt. Ragazzi, siamo contro Sam e attenzione, partiamo subito con il nano di Heidi, con lo specchio, ovvero il nostro vassoio, con la donna polenta, e per finire con l'uomo dei nacci, l'uomo patatina. Ma noi come gentili uomini mandiamo subito avanti le signore, e quindi partiamo subito con la donna polenta. Dato che lui manda giù zio Fester, sapevo così, aspettavo due secondi. La donna polenta andrà a cogliere zio Fester con un bel mestolaccio, intanto che l'accompagniamo col nostro strego. Oh, cos'è, raga, cos'è sto qua? Ma c'ha una cista nelle palle. Fermate zio Fester, magari arriva la torre, va là. Dai Merlino, datti una mossa in quelle mani lì, che te le usi solamente in bagno. E avanti con l'uomo patatina, che andrà a prendere solamente delle gran botte. Ma fa lo stesso, ragazzi, fa lo stesso. Mandiamo giù zio secco, te, guardate ragazzi, è bello, guarda se è bello, se picchia, oh. Giù con cucciolo di drago, e attenzione, andrà lo stirato col bocciatore, questo lancio scroti perfetto. Anche il ragazzo zampone, se torna a casa, non fa un dispiacere. Ma attenzione, il draghetto arriva alla torre, dato che zio secco viene distratto dalla Tesla che rompe il cazzo. Beh, esplodi me. Ed è tornata giù, stronza, giù col cucciolo di drago. E andiamo a far fuori queste rape, a far fuori le rape, l'orto lo facciamo dall'altra parte, ecco. Ragazzi, mandiamo giù la Valchiria, donna polenta, almeno riusciamo a fare un po' di danno alla torre, almeno qualcosina lo facciamo, perché qua c'è una fotta d'attacco pari al campionato mondiale di corsa pensionistica con i mocassini. Dai, avanti donna polenta, brava ragazzi, donna polenta da solo soddisfazioni. Dai un colpo anche all'Elisir, no, non gli dai colpo perché muore, e lui ci manda giù zio Fester. E seguito da zio Seco, attenzione zio Seco, vado al bocciatore, no, non la zio Fester, ho detto il bocciatore. Zio, si vede che le orecchie te le mangiate quando eri in carne. E che devo farci io? Addosso. Dai, avanti, nonno. Bravo, nonno. E addosso. Vai, venite avanti. Mi becco le palle. Venite avanti. Merlino, a casa mia, quello col tuo cervello si chiama coglione. Se li faceva venire un po' avanti, che esplodevano. Demente. Avanti giù di nuovo con la donna polenta. Attenzione, ragazzi, donna polenta che va avanti, che non si capisce neanche cosa dico, dato che lui manda giù la Tesla. Odiosissima Tesla. Fa avanti donna polenta, falla fuori, falla fuori. Rotola donna polenta, vai a vedere come mescoli. E giù di nuovo col bombarolo che andrà a fare un po' più di danno. Finiamo il tutto con lo stregone che andrà a bloccare zio Fester, lo rallenta almeno. E di nuovo col cucciolo di drago che ci deve gli altri attacchi. Ragazzi, abbiamo tutto lo schema. Giù con la donna polenta, andiamo a difenderci ancora. Vai fuori veloce con quelle palle, tira addosso, accidentaccio. E andiamo giù con i barbari, attenzione, andiamo a difendere la torre unicamente. Facciamogli vedere che noi siamo la vera protezione contro lo stupro. Giù con zio secco, attenzione di nuovo con zio secco. La magia di zio secco è seguita dallo stregone, che andrà fermali, rallenta zio Fester. E veloci, giù con il cavaliere, ragazzi, non c'ho la carta giusta. Giù di nuovo con la valchiria. Rotola, evita di prenderlo unicamente, raga. Ma quando si sa che quando arriva zio Fester non ce n'è per nessuno. Niente, raga, non c'è contraccettivo che tenga. Zio Fester quando arriva, arriva. Quello lo sapete anche voi, cioè ha ammazzato la torre. È arrivato con un colpo.
proprio neanche giocasse a tennis, poveretta l'ha disintegrata. Detto ciò, ragazzi, abbiamo fatto questi due attacchi, o meglio, questa era una semplicissima lezione sui contraccettivi più utilizzati. In questo caso, ragazzi, io secco è perfetto. Nonostante fosse un deck palesemente da strapparsi via le bulbi oculari, andiamo proprio in dislessia totale. Diciamo che comunque dai, ci siamo divertiti. Abbiamo fatto due attacchi e sono riuscito a prendere unicamente una corona per attacco. Quindi non c'è andata veramente malaccio. Puntare a vincere con questo deck è come puntare ad andare a chiedere l'elemosina al cimitero. Detto ciò, comunque finisce anche questo episodio. Io spero comunque di avervi divertito. Proviamo ad arrivare, ragazzi, 5.000 like per questo episodio del Draft Royale Random. Consigliatemi un altro modo con cui io possa estrarre le carte, meglio scegliere le carte invece di utilizzare sempre il solito generatore di numeri del lotto, che magari potremo utilizzare per un prossimo episodio. Ma che dire, spero comunque di avervi strappato un sorriso, e se così fosse invito a lasciarmi un mi piace, un commento, ad iscrivervi al canale se volete guardare la pagina di Facebook e Instagram che trovate comunque in descrizione, tra i commenti come al solito. Che dire, qui da Next è tutto, bella riga. Mi chiamo TJ, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, ho matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider Big Smoke hasta Sweet.